che noi quando siamo arrivati alla Camera dei Deputati, tra le tante schifezze che abbiamo trovato, elenchi di raccomandati da dover assumere necessariamente e tutto un mucchio di cose dei partiti scomparsi e di quelli ancora esistenti, abbiamo trovato una voce, Fitti, affitti della Camera dei Deputati, 450 milioni di euro per 130-140 uffici. Se fate la divisione capite che ce ne compriamo due volte tanto. 450 milioni di euro ai palazzi marini, il proprietario di questi palazzi marini è un certo Scarpellini. I palazzi marini hanno una caratteristica, che hanno un contratto di fitto senza clausola di recesso, cioè prima del 2018, fatti nel 99, prima del 2018 non si poteva recedere da questi contratti. Ovviamente noi nella nostra semplicità, vedendo le voci di bilancio, il più grande spreco della Camera era questo, abbiamo detto, poi subito dopo ci sono i vitalizi degli ex parlamentari, abbiamo detto recediamo da questi contratti. La Boldrini e tutti quanti gli altri ci hanno detto non si può fare. Ora capite, noi siamo il Parlamento, eccetto quello che non è permesso dalla Costituzione, lì tutto si può fare, magari qualcosa non si vuole fare, il verbo vero è non lo vogliamo fare, ma non si può fare. E così abbiamo presentato questa proposta, l'abbiamo infilata in un decreto, era un emendamento in uno dei tanti decreti che la Camera si trovava ad approvare ogni settimana, e nessuno si era accorto dell'importanza, perché non era ad personam, non diceva per i palazzi marini, diceva per tutti i fitti onerosi delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali. Quando è stato approvato si è scatenato l'inferno. Scarpellini il giorno dopo va al Fatto Quotidiano e comincia a rivelare che da lui andavano tutti i partiti della prima e della seconda repubblica in campagna elettorale a chiedere soldi e voti e addirittura di far assumere persone, perché il concetto è semplice: io prendo un imprenditore, gli do un mega appalto, gli passo milioni di euro, lui o mi dà soldi per la campagna elettorale o mi dà posti di lavoro o addirittura mi dà voti, molto più semplice visto che ha assunto tutta quella gente. Il giorno in cui non lo fa più io gli stacco la spina. Vi faccio presente che dal 99 questo contratto è stato sottoscritto da Violante del PD, poi abbiamo avuto Casini, Bertinotti, Fini, tutti i partiti della Seconda Repubblica, nessuno si è mai permesso di fare queste tre righe di emendamento. Sei giorni dopo l'approvazione della nostra norma del Movimento 5 Stelle provano a cancellarla nel decreto Salva Roma. Ce ne accorgiamo, la cancellano, quindi cancellano la norma che cancellava la nostra, e mentre noi stiamo chiedendo di toglierla, nella legge di stabilità ricompare due giorni dopo. Noi li minacciamo di stare fino a Capodanno in aula, ve lo ricordate, è uscita anche in giro per qualche TG che ha riportato quell'espressione, loro la tolgono dalla norma dalla legge di stabilità e rimettono l'emendamento Fraccaro originario, si impegnano a metterlo nel decreto mille proroghe. Andiamo a leggere il mille proroghe e c'è la sorpresa: l'emendamento nostro iniziale diceva si può recedere dai contratti onerosi entro il 31 dicembre 2014 con un preavviso di 2 mesi. Questi hanno scritto si può recedere dai contratti onerosi entro il 30 giugno 2014 con un preavviso di 6 mesi. Ora, se la norma è entrata in vigore il 31 dicembre, per quando è entrata in vigore è già inutilizzabile. Capite la assurdità del caso, e quindi noi adesso l'abbiamo rimessa al Senato, l'abbiamo ricancellata e dovremo stare attenti per tutta la legislatura che non rimettano questa norma in qualche legge. Quando io dico loro la rimettono, dobbiamo capire di chi stiamo parlando. Oggi c'è un trittico al governo di questo paese: da una parte ci sono le lobby, da una parte c'è una certa politica e da un'altra ci sono i burocrati. Man mano che questa politica perde autorevolezza e competenza, avanzano i burocrati che stanno al servizio delle lobby. Tutti questi emendamenti, queste diavolerie di emendamenti che vi ho raccontato, di certo non le hanno scritti i ministri, non ne avrebbero neanche le capacità. Queste cose le hanno scritte i burocrati su pieno mandato dei ministri, che agiscono per nome e per conto delle lobby.